E adesso siamo in compagnia del direttore dell'Accademia di Belle Arti, Vittorio Politano. Lei cosa vuole dire riguardo al primo giorno di lezione proprio in questa nuova sede? E da una parte, come dire, c'è un ibrido emotivo in me oggi, nel senso che da una parte sono contento perché ho potuto rispondere affermativamente alle richieste che gli studenti mi facevano se c'era la possibilità di iniziare i corsi. E quindi la risposta affermativa mi fa essere, come dire, felice, contento per questa cosa. L'altra faccia della medaglia è che ovviamente non tutti i corsi possono iniziare, non tutti i corsi trovano accoglienza in questa sede, perché lo si sapeva da prima, lo si sa adesso, le condizioni della logistica anche interne, di arredi e di strumentazioni non sono allo stato concrete e quindi crea ulteriore malumore tra gli studenti e i docenti che non possono usufruire di spazi arredati al meglio per svolgere l'attività didattica. L'offerta formativa è stata un'offerta che ha guardato al futuro dei nostri giovani e ha cercato di dargli una possibilità di scelta perché restassero nella nostra regione per la loro formazione professionale. È il discorso però che il territorio deve rispondere positivamente. Non dico creando le condizioni migliori, ma ovviamente non facendoli soffrire in una condizione logistica e di accoglienza che non è la migliore e comunque non lavora a nostro favore rispetto alla competizione alta e all'attrattiva alta che c'è da parte di altre istituzioni dell'AFAM, anche presenti in regione. Cioè, voglio dire che le difficoltà che noi abbiamo avuto con l'aiuto della Divina Provvidenza siamo riusciti allo Stato a tenere alta l'attenzione dei nostri ragazzi e comunque a rendere accattivante la loro presenza e il primo approccio alle attività di formazione offerte dall'Accademia. D'altro canto, però, io già sto ricevendo una serie di telefonate anche da parte delle famiglie che mi dicono preoccupate ovviamente dal fatto che non tutti i corsi sono iniziati, si chiedono se inizieranno, dove inizieranno, come inizieranno, eccetera, eccetera. Sono domande legittime alle quali io allo Stato non so rispondere. Io stesso questa mattina l'ho raggiunta qui nella sede dell'Educandato, venendo dalla sede delle Einaudi, cioè collocata a Mater Domini Gagliana, per capirci, e adesso devo risalire perché lì ci sono altre attività, ci sono gli uffici. Io, come ho dichiarato alla stampa, non ho allo stato un ufficio praticabile e concretamente agibile, quindi sono discollegato, per capirci, disconnesso anche dalle comunicazioni istituzionali e che di norma regolano il rapporto anche col superiore ministero. Quindi è chiaro che mi trovo ad operare in una condizione di cattività. Gli studenti hanno voglia di iniziare a lavorare, oggi è il primo giorno, in questa struttura non tutti i docenti, anche di materie teoriche, troveranno collocazione, come dire, in simultanea, perché gli spazi non lo consentono. Abbiamo cercato di utilizzare gli spazi che abbiamo in base alle possibili rotazioni e al numero degli iscritti che possono ruotare nelle diverse discipline. Però è chiaro che questa cosa allo Stato determina qualche accavallamento d'orario, quindi qualche copresenza che ovviamente non favorisce lo svolgersi di una normale attività didattica, così come i professori l'hanno pensata e anche proposta alla direzione dell'Accademia.
Che è una domanda un po' provocatoria, se vogliamo, perché comunque l'Accademia di Belle Arti si concentra su corsi che riguardano la cultura, che è importante. Però lei pensa che la cultura, quindi nella cultura intendiamo cinema, arte e tutti i corsi simili, sia in un certo senso sottovalutata e quindi anche per questo no, l'Accademia di Belle Arti dal punto di vista della sede viene un po' snobbata, diciamo. Ma assolutamente sì, è un dato di fatto. È un dato culturale, quello nazionale. Intanto, se un ministro pensa che si può eliminare lo studio della storia dell'arte nel bel paese, dove abbiamo il più grande giacimento, come posso dire, il più grande tesoro di arte bella, capisce che non siamo sintonizzati. E se poi vuole aggiungere la condizione periferica della nostra Accademia, posizionata nel sud Italia e in Calabria in modo particolare, dove il dato culturale non è visto come possibilità di crescita, di occupazione, di possibilità anche di rilancio del territorio e di sviluppo, capisce che siamo assolutamente sì la Cenerentola rispetto alla formazione post-secondaria, diciamo così. La cosa che stimola noi docenti e noi dirigenti è che il bacino d'utenza, i nostri ragazzi sono alquanto motivati, quelli che decidono di restare nella propria terra, perché molti ovviamente sono attratti per sovrastrutture, infrastrutture, supporti che le altre città italiane ed europee danno, solo riferendoci al diritto allo studio c'è un abisso enorme tra quello che gli studenti dell'Accademia ricevono nelle altre città e quello che hanno qui, e qui del resto non hanno di fatto allo Stato nemmeno un tetto, quindi io non so come faranno. Per lo studente che ha lezioni in contemporanea qui e nell'altra sede, che per forza di cose dobbiamo mantenere, se no devo decidere di chiudere l'Accademia, comunicando al Ministero che non siamo nelle condizioni di poter garantire e non arrecare danno né alla istituzione pubblica e né alle famiglie che hanno deciso invece di investire su di noi, e noi non possiamo non rispondere. Non possiamo rispondere con il caro Postoletti, per esempio. Non possiamo rispondere con collegamenti inefficienti, per esempio. Cioè, non basta decidere questa è la sede dell'Accademia, anche se mi preme sottolineare questo aspetto, perché spesso e volentieri si dimentica. Questa struttura è nata come fabbrica della creatività e ha avuto i finanziamenti regionali perché si mettesse, concretamente, si sviluppasse appunto il progetto della fabbrica della creatività. L'Accademia è l'istituzione più consona, più idonea a garantire questo tipo di progetto, di laboriosità e di produzione di eventi culturali locali e internazionali. Però è chiaro che se l'Accademia si deve occupare di fabbrica della creatività è un conto, con quello che significa relazione e reti con tutte le condizioni e la varietà di situazioni sociali nella città, dalla scuola primaria a quella adulta non formata, voglio dire, no? Per esempio noi offriamo la scuola libera del nudo, che è aperta agli amanti dell'arte e che sono magari lavoratori, e sono corsi serali che si possono seguire conseguendo poi un attestato serale. Un'altra cosa è, come le dicevo invece, se io devo fare lezione nell'educandato, dove gli spazi non sono stati pensati e costruiti per raccogliere l'Accademia di Belle Arti. L'Accademia di Belle Arti, come proposta di concessione da parte dell'amministrazione comunale, è venuta dopo. È chiaro che la stessa cosa io sto vivendo per l'ex Carbone. Allo Stato è stata concessa l'ex Carbone, ma non è praticabile. Quanto tempo ci vuole perché la si consegna all'Accademia? E l'Accademia con la Carbone risolve i propri problemi? Io lo sto dicendo da una vita, no, non le risolve,
e comunque aggraverebbe sempre la condizione di trasferimento, anche se magari a piedi e non con l'autobus e nel centro storico e non coinvolgendo le periferie, però da una sede gli studenti si devono spostare all'altra. Abbiamo un terreno vasto da esplorare, da contaminare e da occupare, e invece siamo alle prese con situazioni di amministrazione di condominio. Io francamente mi sono stancato di questa cosa, spero che il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Accademia, l'architetto Soriero, l'onorevole Soriero, abbia contezza di queste cose, perché di fatto allo Stato non si è marciati di pari passo anche con le esigenze strutturali e di organizzazione dell'Accademia. Dobbiamo sì avere un attimo di considerazione anche per le difficoltà amministrative che ci sono state, perché poi da parte del sindaco non è che non c'è stata attenzione, c'è stata anche spinta politica, probabilmente negli ingranaggi dell'amministrazione qualcosa non ha funzionato nei tempi giusti, diciamo così, e mi fermo qui perché, come ho già dichiarato, io non faccio politica, io ho la responsabilità di una struttura di formazione, di alta formazione, certo con gli eventi, con i posizionamenti posso determinare anche condizioni di politica, ma certamente non faccio politica di parte. Al di là delle considerazioni di difficoltà, di non lungimiranza, di mancanze di progetti, dicevo, l'assessore Longo ha incontrato l'altro giorno la mia vice direttrice, ha proposto addirittura a fine lavori la possibilità di usare i locali dell'ex questura. A me starebbero bene, sono qui vicini, visto che non mi si dà altro, però ho sentito poi il giorno dopo in una intervista a una emittente locale che comunque viene prima la carbone. E allora di che cosa stiamo parlando? O ci si siede ad un tavolo per pensare al futuro dell'unica presenza di alta formazione artistica, musicale e coreutica presente nel capoluogo di regione, oppure lo si dice chiaramente che non la si vuole, si chiude, e io non posso far altro che arrendermi e comunicare al Ministero che le condizioni non sussistono perché tutto quello che abbiamo seminato possa essere raccolto e tutto quello che abbiamo seminato per il futuro non può trovare possibilità di raccolta, proprio perché non siamo in grado di coltivare il terreno o di annaffiare la pianticella che abbiamo seminato. Con le premesse di questo primo giorno, che sta toccando con mano le varie problematiche, in una visione lungimirante, quindi per il futuro, lei pensa che sarà possibile eliminare questa scissione di sedi tra le dell'Accademia, oppure ancora la strada è molto lunga? È pessimista o ottimista in un certo senso? Io allo Stato mi astengo dal pronunciare il mio posizionamento emotivo. Sono indubbiamente arrabbiato, perché io conosco le capacità che abbiamo, anche a livello amministrativo, di risolvere le questioni. Il problema è che si deve volere. E allora, quando io dicevo, per esempio, che abbiamo chiesto l'educandato per almeno 30 anni, incomodato d'uso gratuito, e ci è stato dato per 10, non è un fatto di numeri, è che 30 anni la legge prevede che io possa partecipare alla richiesta per risorse a livello ministeriale, perché richiedono la proprietà dell'immobile per almeno 30 anni e questo è un aspetto. Si prospettano sempre due sedi non bastevoli, dando per scontato che la carbone verrà data, non so quando, il prossimo anno, fra due anni, non glielo so dire. Certo, lo Stato non ce l'abbiamo, e quindi io non posso né programmare né garantire agli studenti che domani mattina si farà lezione laboratoriale, per esempio, per pittura, scultura, grafica, illustrazione, scenografia, ho messo effetti speciali, videogame, design del gioiello. C'è stato un aumento di iscritti proprio per queste cose, ma capisce che se io non posso preparare, organizzare un piccolo laboratorio di oreficeria, di che cosa sto parlando? Va bene la teoria, ma se non c'è poi la contaminazione pratica, lo sporcarsi le mani
e il crescere assieme ai propri docenti ricercando qualcosa, capisce che tutto là resta immobile e fermo e non, e invita i nostri ragazzi magari ad emigrare e a svuotare questa terra. Sono pessimista, non lo so, cioè se ci sono voluti 2 anni per mettere i piedi in modo precario e in modo non risolutivo in questa sede, capisce che mi pongo il problema, quanti anni ci vorranno ancora per avere finalmente un'unica sede definitiva che abbia capacità di contenerci ma che ci dia anche la possibilità di crescere. Dovremmo rispondere, siamo avanti rispetto alla ricerca artistica nazionale, sull'ecosistema, sulla condizione ambientale e su produzione di installazioni, performance, prodotti artistici che mettono al centro la questione dell'ambiente, del clima, cioè anche come risposta a uno stimolo che è venuto dal ministro. Ma noi su questi temi ci lavoriamo da anni. Noi per esempio abbiamo già firmato da anni convenzioni con aziende che ci supporterebbero e ci finanzierebbero e ci metterebbero all'avanguardia nell'uso di materiale, e qui non dovremmo invidiare nessun'altra città d'Italia, e invece non lo posso fare perché non ho gli spazi. Dove faccio fare le sculture? Dove faccio fare ricerca per la realizzazione di installazioni, magari se vuole da collocare in città, nel centro storico, per rinverdire alcune condizioni anche di accoglienza per il turista, per chi viene da fuori? A me piacerebbe che l'Accademia potesse progettare gli spazi di accoglienza, anche soltanto di sosta nella città, no? E invece niente, noi siamo lì a proporre il recupero dei famosi busti che ci sono in Villa Margherita, privilegiando alcuni aspetti, alcuni scorci, anche alcuni interventi decorativi. Io spero che riusciamo a chiudere questo progetto, anche perché così, avendolo qui vicino, i ragazzi lavoreranno all'aperto, perché comunque devono lavorare all'aperto, allo Stato, e quindi garantite dalle intemperie potremmo però avere uno spazio degno e consono, visto che Villa Margherita. Ma allo Stato io non posso dimenticare che l'educandato, l'ex Einaudi, noi ce l'abbiamo in custodia, perché ci siamo mossi con l'avvocato De Vinci, che è il dirigente responsabile del patrimonio della provincia, che ci è venuto incontro. Se no noi non avremmo nemmeno la possibilità di utilizzo ancora dell'ex Einaudi. E non posso cancellare il fatto che, avendo penuria di spazi, ancora adesso noi abbiamo previsto delle lezioni che si svolgano al Marca, al Musbi, in altre situazioni decentrate nella città, che potrebbe essere anche un progetto, un'idea progetto per riempire di laboratori dell'Accademia tutta la città e il centro storico. Mi piacerebbe farlo, ma se noi sono anni che non riusciamo ad avere una sede espositiva, pensavo di averla finalmente concretizzata con l'educandato, ma così non è. O fai lezione, quindi aule, o fai mostre, quindi eventi. E allora, come dire, è il cane che si morde la coda, anche se preferirei che fosse il serpente che si morde la coda, perché almeno ricorderemmo tutti che stiamo parlando di gnosi, di conoscenza e quindi di cultura. E la nostra terra, ben piantata le sue radici nella Magna Grecia, nella cultura bizantina, quella normanna, quella longobarda, araba, eccetera eccetera, e non vorrei che nel 2019, solo per incapacità e perché non siamo in grado di guardare al di là del nostro naso, decideremmo la fine dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che non troverebbe fine se non che nel capoluogo di regione, perché probabilmente qualche altro è già pronto ad accogliere l'istituzione di un istituto di alta formazione artistica, che è l'Accademia di Belle Arti. Noi siamo una delle poche accademie che doveva istituire il prossimo anno, non so se ce la faremo, la scuola di video, cinematografia e televisione,
volevo battere tutte le altre accademie sul tempo, ma non ho gli spazi, le strumentazioni necessarie per andare avanti con questo progetto. E allora io vorrei chiedere allo scibile umano presente nella città di Catanzaro, nella regione, qual è il pensiero che loro hanno rispetto alla vita futura dell'Accademia di Belle Arti. È una domanda che pongo io, perché se vogliono la scuola dei puffi non ci sono problemi, ma ovviamente non troverebbe me come direttore. Se vogliono una scuola che si occupi di attenzionare l'effimero, può anche trovare collocazione, ma certamente non è l'accademia che io ho sognato, che io ho frequentato e che ho voglia di non fare morire, cioè un'accademia che non ha paura delle contaminazioni, delle competizioni, non si chiude nelle camere stagne, è aperta alla ricerca, anche all'errore, ma all'errore che poi fa crescere e fa rinforzare, come dire, no? Il muso duro che ci distingue come meridionali. E io sono convinto di questo. La nostra migliore arma sono i nostri ragazzi. Purtroppo, secondo me, quella che è la peggiore è la politica che ci amministra.